Inaugurata presso l'ospedale San Filippo e Nicola di Avezzano, la nuova terapia intensiva. Sono 7 i posti letto disponibili. Si tratta delle strutture commissariali previste per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19. Inauguriamo il nuovo padiglione del presidio ospedaliero di Avezzano con numero di posti 7 di terapia intensiva, importante per dare delle risposte sia nel periodo della pandemia, dell'emergenza che purtroppo dura ancora, ma soprattutto posti letto che rientreranno in quella riorganizzazione costante dell'emergenza-urgenza. Questa giunta ha portato un'attenzione particolare a questo presidio ospedaliero, in quanto in attesa del nuovo ospedale abbiamo organizzato anche la ristrutturazione di alcuni piani, di alcuni reparti del vecchio ospedale, e soprattutto siamo stati presenti anche nei mesi precedenti ad attivare quelli che erano i requisiti importanti per l'emergenza, ad esempio la riorganizzazione del pronto soccorso attraverso i percorsi dedicati e soprattutto anche le altre unità di posti letto che abbiamo attivato nei mesi precedenti. I lavori rientrano proprio tra le opere che il generale Figliuolo ha previsto per contrastare l'emergenza sanitaria. Il nuovo reparto è composto da una struttura a moduli prefabbricati ed è collegato direttamente all'ospedale da un tunnel che parte dal pre-triage. Sono 7 posti letto di terapia intensiva, struttura tra l'altro analoga a quelle costruite in altri presidi ospedalieri anche di altre regioni, faccio esempio il Policlinico Umberto I della Sapienza di Roma, una struttura fondamentale per l'ospedale, un'opportunità che è solo l'inizio di una ricostruzione dell'ospedale. È un primo punto, terapia intensiva centrale in questo momento. Altro che sarà fatto, l'ospedale di Avezzano sarà riqualificato, sembra una piccola cosa ma ritengo fondamentale per i pazienti e per i cittadini e per gli operatori. Abbiamo già previsto nel piano degli investimenti per quell'anno che viene, il 2022, di dotare di bagni tutte le stanze di degenza, il che significa finalmente riqualificare la situazione alberghiera dell'ospedale e ridare dignità ai pazienti. Questo e anche altri interventi che verranno fatti sempre su Avezzano a breve, nelle more poi che venga il nuovo ospedale Avezzano, che come si è visto oggi è già in fase di avanzata progettazione.